Solo qualche giorno fa Steve Jobs ha presentato al Macworld di San Francisco le novità di quest'anno. Tra queste il nuovo MacBook Air, il portatile più sottile in commercio, e Time Capsule, un dispositivo di backup che combina in un unico apparecchio una base Wi-Fi e un disco rigido. Novità anche per l'iPod Touch con un aggiornamento a pagamento con le applicazioni Mail, Maps, Stocks, Weather e Notes. Andiamo a toccare con mano tutte le novità presentate al Macworld. Iniziamo ovviamente dal MacBook Air, il più sottile notebook in commercio e dotato di un display LCD a LED da 13.3 pollici, di tastiera retroilluminata dalle dimensioni regolari e di webcam integrata EyeSight. Air è leggero, si prende comodamente con una sola mano e si apre senza difficoltà. L'estrema sottigliezza è accompagnata da una positiva sensazione di robustezza. Merito dello chassis in alluminio, che è anche piacevole al tatto. Assente il lettore ottico, rimpiazzato dal controllo remoto dei drive presenti sui computer in rete. Il superdrive esterno USB costa invece 89 euro. Come potete vedere in queste immagini, l'ampio trackpad supporta il riconoscimento multitouch della gestualità, una tecnologia già sperimentata con successo sull'iPhone ed ora disponibile anche sul portatile della mela. L'altra novità hardware è Time Capsule, una base AirPort con disco rigido integrato. Il dispositivo è il complemento ideale del sistema operativo Leopard, con la sua tecnologia Time Machine per il backup automatico dei dati, ed è disponibile in due tagli, da 500 GB e da 1 TB. Nessuna notizia, infine, sull'arrivo in Italia delle altre novità presentate al Macworld, vale a dire l'iTunes Movie Rental per l'affitto dei film anche in HD e, ovviamente, l'iPhone. Prodotti e servizi dall'indubbio appeal, in merito ai quali non è stato possibile ottenere alcuna risposta. La solita strategia di segretezza o piani di lancio ancora non chiari? Per saperne di più, restate in contatto con Tutto Digitale.